Iniziamo così, buonasera care amiche e cari amici di Punti di Vista, il talk show delle Marche, il talk show più longevo della nostra bella regione, della nostra meravigliosa regione dal punto di vista anche enogastronomico, come abbiamo iniziato ad intuire da questa clip curata dalla collega Laura Papi in cabina di regia. Ora, se vi dico che stiamo per parlare della storia di un imprenditore, vi chiedete ma come mai avete iniziato mostrando le immagini di un nuovo, fantastico ristorante che è nel cuore di Macerata, o perlomeno così mi dicono gli amici con i quali ho studiato negli anni ruggenti 2000, credo, all'università, ormai ho perso un pochino la memoria, così mi dice anche il collega Roberto Properzi, che saluto carissimamente. Se vi dico che parliamo di un imprenditore, abbiamo iniziato con il buon mangiare e il buon bere tipicamente marchigiano, vi chiedete ma si tratta allora di un imprenditore in questo campo? No, tutt'altro. Si parla di Sandro Parcaroli, buonasera. Buonasera. Benvenuto in questa puntata monografica di Punti di Vista, che vuol dire monografica, che ci concentriamo solo su di lei. Di solito qui c'è un talk show con ospiti che anche in maniera vibrante esprimono i propri punti di vista, che dà il titolo alla serata. Dietro di noi la città ideale di Urbino, ed è proprio verso quella città ideale, ed è per questo che noi l'abbiamo invitata, che tendiamo noi e credo tenda anche lei. E qui ci ricolleghiamo al motivo per il quale abbiamo iniziato la trasmissione con questo ristorante. Ristorante, ben mangiare, buon bere, la compagnia, lo stare bene. Stare bene. Stare bene è l'imprimatur personale, io credo, di questo grande imprenditore che conosceremo in questa mezz'oretta insieme, attraverso l'enogastronomia, ma attraverso soprattutto i prodotti che in questi anni l'hanno resa nelle Marche e in Italia celebre e anche un po' fortunato, perché ha avuto un grande successo, e cioè i prodotti della Apple. Io non posso dirlo perché altrimenti farei pubblicità, però li conosco, posso dire che conosco questi prodotti. I primi in Italia a conoscerli e a credere in quei prodotti sono un nugolo di giovani all'epoca imprenditori, tra i quali annoveriamo proprio il giovane inside Sandro Parcaroli. Tutto vero fino adesso, ci confermi? Beh, il fu giovane. Il fu giovane, il diversamente giovane. Però iniziamo così dalla prima domanda: è possibile creare questa liaison nel concetto di stare bene, che passa attraverso il lavoro, chiaramente passa attraverso però anche i prodotti che ci aiutano a migliorare la qualità della vita, prodotti tecnologici chiaramente, ma anche i prodotti dell'enogastronomia? È un po' il sottotitolo della sua vita, star bene e far star bene gli altri? Sì, è il titolo della mia vita: stare bene, fare star bene, avere dei clienti non come il nome cliente ma amici, vendere dei prodotti, portare nella tavola, come nel caso hai detto tu, dei prodotti della nostra regione, farli provare ai nostri clienti, che non sono clienti solo del nostro territorio, ma abbiamo anche clienti che vengono da altre regioni. Certo, questa liaison tra un cellulare e un piatto, che ne so, di gnocchi alla marchigiana fa un po' strano, però vedrete, credo e spero che in una mezz'oretta riusciremo a capire, a portarvi in questo viaggio che poi in fondo è semplicemente la vita di questo, di quest'uomo, che è iniziata, ed è per questo che spieghiamo al pubblico perché invitiamo questi grandi imprenditori, non tanto per capire quanto sono diversi da noi, lo dico proprio alle amiche e agli amici che sono a casa e anche ai giovani, perché questa linea monografica di ospiti imprenditori nei nostri studi, penso per esempio a chi è stato qua in passato, Don Lamberto Pigini, penso a personaggi come Enrico Bracalente, faccio il caso di Enrico Bracalente che ci racconta, Nero Giardini per intenderci, uno dei principali produttori di scarpe made in Italy, è marchigiano doc, che ci racconta da ragazzino con la sua vespetta andava in un sottochiesa pagando l'affitto al sacerdote, questo ce l'ha raccontato qua proprio in questo studio, e ha iniziato da niente col fratello, quando davvero il sogno di diventare un grande imprenditore sembrava irraggiungibile. Perché racconto questo? Perché spesso quando raccontiamo le storie di questi personaggi ci accorgiamo che sono tanto simili a noi, non è vero che sono particolarmente dotati o straordinari o diversi. La conferma che questa sensazione? No, è vero, non siamo diversi. Noi abbiamo avuto, io dico sempre che nella mia vita ho avuto un'opportunità tanti anni fa,
ho avuto anche parecchia fortuna, perché bisogna che uno si metta in gioco, che sia bravo in varie variabili che devono essere un punto fermo nella sua vita, ma anche un po' di fortuna. Anche qualche errore da ma gli errori se ne fanno tanti e continuo a farli. L'essenziale è che come fai l'errore è un errore sempre propositivo, non un errore che fai di proposito, ma ti capita, perché le cose ne fai tantissime e non le puoi riprendere. Io conosco solo una persona, non sbaglia mai, che sappiamo tutti quello che gli altri sbagliano. L'essenziale è farli con cuore. Esperienza è il nome che do ai miei errori, lo diceva pure Oscar Wilde, che non è uno insomma che ci capisse poco. Un altro caso, abbiamo avuto qua l'esperienza di Fileni che inizia la sua avventura imprenditoriale, oggi il principale produttore bio di carni bianche in Italia, marchigiano pure lui, ci sarà qualcosa nell'aria, nell'acqua, nell'empatia dei marchigiani grandi imprenditori, che inizia da meccanico. Si faceva il meccanico da ragazzino, finito il turno da meccanico metteva i polli sulla sua motoretta e li andava a portare. Oggi, se pensiamo a che cosa sia Fileni, ci rendiamo conto davvero che le cose che ci accomunano a questi grandi personaggi sono molto più di quelle che ci differenziano, e questo credo che sia un messaggio molto interessante, soprattutto pensando ai giovani, perché poi la cosa bella di un imprenditore è che ha la responsabilità importante, ma anche il dono di poter dare lavoro. Credo che sia una cosa fantastica. Allora, un imprenditore oggi, un imprenditore della mia età, continua a lavorare, continua sempre a mettersi in gioco per vari motivi. Uno di questi è quello che stai dicendo, di dare lavoro. La cosa principale. Riesci a sapere che attraverso il tuo business un ragazzo diventa uomo e mette su famiglia e magari il primo figlio lo chiama Sandro, che ne sai, penso che sia una stelletta. Occhio però, nel curriculum, quando andate a fare alla Med Store eventualmente un colloquio, sappiate che se trovate una cartaccia per terra all'ingresso, raccoglietela, perché può darsi che può fare la differenza. Questo ce l'ha raccontato in una bella intervista che ha già concesso a ETV Sandro Parcaroli, insieme con il suo erede, il grande Stefano, che salutiamo. È vera questa cosa? Ce la racconta? Sì, no, ma è vero, perché noi non vogliamo. Allora, quando io non faccio più i colloqui per personale, lo fa mio figlio e altre persone, perché andando avanti con l'età uno vorrebbe dare lavoro a tutti. A tutti, quindi lei è troppo buono e non, sì, in azienda non glielo fanno più fare, perché sennò lei assumerebbe tutti. Non me lo fanno più peccato, fare. Peccato, vedi. Sì. Però è importante, perché io non voglio nella mia azienda il genio, io voglio un ragazzo che vive con l'azienda, stima l'azienda, lavora con gli altri ragazzi dell'azienda e fanno una squadra. Quindi, come dici te, se uno raccoglie un pezzo di carta già è aziendale, perché vuol dire che vuole tenere l'azienda, il corridoio, la stanza pulita. Un piccolo gesto che può fare la differenza. Ora, prima di capire come è cominciata questa avventura di Med Store, che ha portato poi a questo nuovo esperimento di Vera Italia, dal quale abbiamo dato il là a questa chiacchierata con Sandro Parcaroli, vogliamo intanto dare due o tre numeretti sul fenomeno Med Store per capire di che cosa stiamo parlando, giusto? Sì. Quante sedie, quanto fatturate, si può chiedere? Tanto sì, tutto il pubblico. Tutto giusto così per dare due coordinatine. Siamo un'azienda tranquilla, quindi i nostri fatturati, le nostre persone sono su tutti i giornali, se uno lo può richiedere tranquillamente. Quante aziende, quante strutture? Ma noi siamo nati nell'82, io ho creato questa azienda nel luglio dell'82, oggi abbiamo un'azienda con 18 punti vendita in Italia, quest'anno non abbiamo in previsione l'apertura di altri 5 in Alta Italia. Ah. Siamo un'azienda di più di 200 persone. Una bella famiglia. La sede è a Macerata. Stiamo costruendo la nuova sede che sarà pronta per settembre, ottobre, novembre massimo, io spero per fine settembre. Dicono una cosa avveniristica in stile Apple. Sì, è un'azienda che abbiamo fatto costruire, disegnare con un progetto avveniristico che rispecchia un po' l'azienda giovane che siamo. Lo stile, il design hanno fatto la fortuna dei prodotti che realizzate. Sì, quindi noi non abbiamo negozi, noi io dico che abbiamo delle boutique di informatica, perché i nostri negozi sono veramente belli, bellissimi. Quindi nasce nell'82, oggi siamo quindi al 37esimo anno di età, come dico. Siamo un'azienda giovane perché dentro di noi l'età media si aggira sui 33-35 anni. Bassa.
bassa di tutti i ragazzi, come dici, che si mettono in gioco, che fanno squadra. La mia, diciamo, forza di andare avanti è proprio quella che avevamo detto: diamo lavoro a tanti ragazzi che si sposano, hanno i figli e quindi mettono su una famiglia. Non mi dica che il meno giovane di tutta la squadra dei 200 è lei, è un po' il nonno di tutti. Beh, io sono il nonno, il padre, difatti. Attenzione, un momento di emozione, e allora approfittiamo di questa defiance, perché le volevo dedicare una frase di Steve Jobs. Tra le altre, quelle Stay Hungry, Stay Foolish, quella la sappiamo tutti perché è diventata di dominio nazionale, ma una bellissima frase evocativa. Sono convinto, diceva Steve Jobs, che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza. Perseveranza che cosa significa? Stare lì, cacciati, stare lì anche durante i momenti difficili, anche nelle sconfitte, quando si cade si raccoglie sempre qualcosa. Iniziamo a entrare in questa grande famiglia che ci ha aperto le porte qualche settimana fa, queste 200 anime della MedStore. E quindi la perseveranza fa la differenza, non tanto qualità di chissà che tipo, l'importante è riuscire a mantenere la propria voglia di crescere. Quel concetto di tigna, la tigna, cioè nel marchigiano si può tradurre con tigna, che Steve Jobs stesso diceva fa la differenza nella professione. Ma si può dire tigna, si può dire ambizione, si può dire sogno, si può dire tante cose. Ma lei che l'ha conosciuto, iniziamo a riavvolgere il nastro, lei l'ha conosciuto Steve quando ancora non era Jobs? Ma quanti anni fa? Cioè quando, era, che anni erano? Allora, io dico sempre, internet è arrivata nel 90, se volevi conoscere Apple, sì, la conoscevi su delle riviste specializzate, ma era riviste. Io stavo costruendo questa azienda, ero appassionato di informatica, siamo nati nell'82. Nell'85 ho avuto l'opportunità di andare in California, a Palo Alto, Cupertino. California! E di incontrare nella Silicon Valley, nella famosa quella Silicon che sentite Valley, nei telegiornali, la valle della California, dove c'erano tutte le aziende e ci sono ancora. E ci sono ancora tutte le aziende di tecnologia, anche la Apple aveva delle palazzine, degli uffici lì, a Cupertino, Palo Alto. Sono andato, era un aprile dell'85. Aprile dell'85. Io ho fatto un giro in America, da New York, sono stato anche per turismo in varie zone dell'America e poi sono stato una settimana lì. Io ho avuto l'opportunità. Una settimana ci ha passato, sì, lì, sì, sì, alla sera. Era una cosa fantastica. Pensa che quando sono ritornato ero cresciuto di un palmo, ero più alto. Ero più alto. Anche di qualche chilo. Ero più alto. Lì abbiamo conosciuto l'Apple, abbiamo conosciuto gli uffici dell'Apple e addirittura mi ha fatto conoscere la fabbrica, che allora Apple non costruisce più in California, costruisce in Cina, costruisce in tutte le parti del mondo. Lì però aveva la prima fabbrica del Macintosh, quello piccolino con lo schermo pubblicizzato con Hello, con il mouse, finalmente era arrivato questo mouse che oggi tutti diamo ormai per scontato, ma allora non era così. E mi ha fatto conoscere quella fabbrica dove lavoravano 600 persone, tutta robotizzata, e produceva un Macintosh ogni 27 secondi. Io avevo visto una cosa fantastica. Bellissima. Già modernissima anche per i tempi d'oggi, sarebbe. Sì, per i tempi d'oggi avevo visto questi uffici, questi giardini, questo ambiente silenzioso, cioè era un ambiente di lavoro bellissimo, che noi non eravamo, scattato, come gli italiani non eravamo abituati a avere quelli, però per me mi è rimasta sempre quell'idea di creare qualcosa anche strutturale che rispecchiasse il valore dell'azienda, che i prodotti che tu vendi, e metterla anche nell'architettura. E tra quei giardini, tra quei corridoi, l'incontro con Steve. Sì, Steve Jobs aveva un anno più di me, pensa che io non sapevo tutte le cose che stavano succedendo dentro l'Apple. Steve Jobs a settembre è stato allontanato dalla Apple, da Scully, dal gruppo di gestione della Apple, con l'amministratore che era Scully, che era quel famoso Scully che era amministratore della Pepsi Cola, che era sì, famosa. L'ho visto anche nel film recente, sì, quello che dice Steve Jobs, e tu a Scully dici: ma tu vuoi continuare a fare acqua zuccherata o fare tecnologia? E Scully era andato all'Apple. Dopo un po' d'anni però Steve Jobs, perché aveva delle idee
molto avanti, avveniristiche, quindi oggi bisogna stare attento anche ai conti, anche oggi, ma allora bisognava stare attento anche un po' agli investimenti, ai conti, perché la Apple non viveva in quel periodo un periodo della Apple di oggi, viveva un periodo molto difficile ed è stato allontanato. Poi è ritornato nel 2001 con i progetti che hanno rilanciato la Apple. Ma che impressione le ha fatto Steve Jobs personalmente? Cosa ci può dire di quell'incontro? Io non posso dire che persona era Steve Jobs perché l'ho visto lì, ma l'ho visto secondo l'immagine di un imprenditore un anno più di me, giovane come me, un po' camminata un po'. Questa famosa camminata sì, un po'. Sì, ma era, si vedeva che aveva un carisma di un leader pazzesco. Ma quando è morto, io pianto. Insomma, l'ha considerato, lo considera ancora un po' colui che le ha fatto fare la differenza, sì, colui che gli ha cambiato la vita. Sì, quello che mi ha fatto capire è che oggi bisogna essere un imprenditore con parecchie ambizioni, e lui era ambizioso perché lui era un sognatore, andava avanti con queste idee che nessuno capiva allora. A proposito di sognatori e di giovani, sentiamo un primo intervento di Stefano Parcaroli, che abbiamo intervistato appunto qualche settimana fa sulla, chiaramente, MedStore, ma anche iniziamo ad assaggiare in tutti i sensi questo che è il nuovo grande progetto della famiglia Parcaroli, perché è un progetto che vi vede tutti coinvolti e tutti nella stessa barca, tutti nella stessa cucina, diciamo Veritalia. Primo step di questo percorso anche grazie al collega Roberto Properzi, vediamo. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. Chi era l'Apple? L'ho conosciuto lì Steve Jobs, quindi capirei. Vedere l'Apple nell'85, vedere quello che era a Palo Alto, lì a Cupertino, Palo Alto, vedere Steve Jobs, pensa quando sono ritornato. And I believe it could be. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Da sempre ci siamo preoccupati di offrire un'esperienza ai nostri clienti, ai nostri amici. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Raccontarti un prodotto che non sia solamente, che non fosse solamente una scatola, ma fosse una soluzione. Un ragazzo, oggi è il futuro, sarà la nostra storia. Nelle Marche, dalle Marche, una sfida verso il mondo. MedStore è un mondo che guarda al futuro, lo racconteremo, una realtà che permette a tanti giovani oggi di guardare al futuro con prospettive. Qui abbiamo il passato e il presente, e a proposito di futuro, in Stefano l'orizzonte di questa grande azienda, che però, se è grande, è proprio perché ha una filosofia particolare. Vediamo se il ragazzo, che promette molto bene, dicono, ha imparato lo spirito della filosofia di questa azienda. Perché è grande MedStore? MedStore è grande perché ha sempre fatto dell'attenzione al suo cliente lo spirito guida. Da sempre ci siamo preoccupati di offrire un'esperienza ai nostri clienti, ai nostri amici, e raccontarti un prodotto che non sia solamente, che non fosse solamente una scatola, ma fosse una soluzione in grado di dare comunque dei vantaggi, quindi non un costo, dico io, ma sempre un investimento. Dalle radici marchigiane a uno sviluppo davvero planetario, anche perché approfittiamo, grazie a Sandro abbiamo potuto farti, diciamo, catapultare nelle tue radici, perché altrimenti giri il mondo. Globetrotter all'insegna di che cosa? Che cosa cerchi quando giri il mondo, oltre che cosa trovi? Ma oramai non possiamo più limitarci alla nostra realtà,
tantomeno quella maceratese, ma non solo, ma nemmeno quella italiana né europea. Ormai siamo cittadini globali, i nostri prodotti, i nostri servizi vengono acquistati e vengono venduti in tutto il mondo. Quindi dobbiamo essere in grado di trovare in ogni paese quello che quel paese può offrirci, dal prodotto fino al servizio, fino all'esperienza che tante volte non possiamo trovare qui o che tante volte vogliamo invece trapiantare nel nostro territorio. Quindi andare a prendere magari un'esperienza, da trovare una storia, a trovare un qualcosa che possa arricchirci qui nella nostra zona. Questo Stefano Parcaroli tra Med Store e Futuro con Vere Italie. Eravamo sul ragazzo, da ragazzo Stefano, perché è giovane, forse anche più giovane di me, purtroppo, ma non voglio tediarvi con i miei problemi, al giovane invece papà Sandro, quando ancora tutto questo sembrava impossibile, che torna in Italia dopo un incontro rivoluzionario con il rivoluzionario Steve Jobs. Adesso torna un palmo più alto. Adesso faccio sfracelli, perché ho avuto questo imprinting a Palo Alto, adesso faccio... Cosa faccio? Tornato in Italia, che succede? Tornato in Italia, avevo conosciuto l'Apple, avevo conosciuto questi prodotti. Mi rimetto in gioco, diciamo, da camerino. Noi eravamo venuti a Macerata nell'83, abbiamo vissuto solo un anno a camerino, abbiamo creato e abbiamo continuato a investire sui prodotti dell'Apple. La famiglia dell'Apple ha avuto anche un periodo di crescita, quindi siamo andati nei primi computer che io vendevo nell'82, 83, 84, anche 85, era per le università e per gli ingegneri. Nelle Marche nell'82 era arrivata, doveva presentare dei progetti in zona sismica. Attualmente gli ingegneri facevano i calcoli con delle calcolatrici tipo Texas scientifiche e ci mettevano anche dei giorni per fare quei calcoli in zona sismica, calcoli strutturali. Abbiamo comprato, acquistato e anch'io ho sviluppato dei software per geometri e ingegneri e siamo andati in tutte le Marche, Umbria, Abruzzo, anche a commercializzare. Quindi un pochino Steve Jobsiano è pure lei. Steve Jobs, se la chiamano lo Steve Jobs delle Marche non sarà un caso. Steve Jobs aveva idee, non sviluppava. Quindi lei è più bravo di Steve Jobs, l'ha detto lei. A livello pratico è vero che film appunto della bio sono un pochino più informatizzato. Penso lei che sono una piccola pezzettino di unghie. Però in materia, probabilmente tecnicamente, praticamente sa più lei. Avevo capito una cosa fondamentale: tu potevi avere il personal computer e non c'era, no? E parliamo che in quel periodo i computer non c'erano, perché Olivetti e IBM sono arrivati dopo 84, 85, 86, in quei periodi, voglio dire, nell'82 c'era Apple, Commodore e basta. E avevo capito una cosa fondamentale: tu potevi averci come le macchine, poi averci la macchina più bella del mondo, una macchina strepitosa, però se non hai la benzina la macchina non cammina, oppure si ferma, è un oggetto di design ma non è funzionale. E così era il computer. Se te non mettevi un pacchetto di software che serviva all'utente finale per fare i suoi calcoli, per utilizzarlo nel lavoro, è inutile che avevi la macchina più bella del mondo. Dov'è scattata poi la differenza? Cioè, quando questa avventura davvero a pionieristica, se vogliamo, le ha permesso di guardarsi intorno e accorgersi che stava piano piano svettando rispetto alle altre realtà? Come detto, noi in quegli anni lì abbiamo venduto su vari settori: ingegneri, geometri, poi è arrivato il post-it, il linguaggio post-it, quindi il linguaggio, le laser, quindi per la grafia, per le tipografie, per le serigrafie, così abbiamo costruito e acquistato dei pacchetti di Adobe per vendere in quei settori. Poi l'Apple ha passato un periodo un po' di crisi, gli anni diciamo 90-2000, l'Apple non si sapeva se poteva continuare, perché è uscito Steve Jobs, l'Apple ha continuato a sviluppare dei prodotti che erano ormai, non dico obsoleti, sempre belli, però erano quelli. Ma non all'avanguardia come si voleva per questa azienda. In quel periodo noi abbiamo cercato anche un po' di diversificare l'azienda, abbiamo cercato di diversificare l'azienda e di investire nei settori
professionali che erano la medicina. Abbiamo sviluppato dei software, per dire il percorso dell'azienda, abbiamo sviluppato due software fondamentali. Uno era per i centri trasfusionali, per gestire il centro trasfusionale ospedaliero, quindi il reparto del centro trasfusionale, quindi del sangue, che è una cosa importantissima oggi. Allora era un po' messa sui... Se andavi su un ospedale trovavi il centro trasfusionale nei sotterranei, per dire. E abbiamo sviluppato un altro software importante per le radiologie. Quelli sono stati gli anni dove l'azienda è cresciuta molto con dei software per l'ospedale. Io dicevo, io ho fatto delle presentazioni dei nostri software, dico sempre, dal Balzanare a Reno, cioè da Trapani a Verbania, che è sul Lago Maggiore in cima, a confine con la Svizzera. Lì faceva questi momenti di presentazione in stile Steve Jobs con il maglioncino, con lo alto? Ma facevamo la presentazione, io e un amico mio che era ingegnere informatico, qui di Ancona, l'ingegner Bamucci, insieme partivamo con la macchina, con il nostro computer, facevamo una presentazione, loro la facevano dal punto di vista software, io la facevo dal punto di vista emozionale, che dicevano quello che potevano fare questo software, questi trasfusionisti o questi radiologi, e li portavo a un'euforia, diciamo, finalmente possiamo lavorare bene dentro il nostro reparto, perché non c'era software. Anni avventurosi, immagino, insomma, con la macchina a partire insieme, col computer dietro, oggi... 200.000 chilometri l'anno, ma chi lo prendeva l'aereo? Sì, a Trapani l'aereo, ma quest'altra in Italia andavamo con la macchina in due e via. Avventurosi e immagino anche... belli da ricordare. Sì, sono stupendi, perché poi dovevi presentare la gara, lì era il periodo che le gare ospedaliere, cioè, quindi dovevo presentare un malloppo di fogli così, che la maggior parte di scrivere nel software era sempre quelle, però dovevi trovare la chicchetta, la cosa per fare capire, una volta uscito dal loro reparto, quello che era importante anche informativamente, ma anche gestionalmente, anche configurando la loro realtà. Cioè avevamo dei centri trasfusionali piccolissimi e dei centri trasfusionali grandi, avevamo delle radiologie piccole ma delle radiologie anche grandi. Noi abbiamo dato dei software al Niguarda a Milano, a Bambin Gesù, a Palermo, avevamo 200 radiologie e un'80 di centri trasfusionali in quel periodo. E questo vi ha permesso, insomma, di continuare bene l'avventura aziendale mentre la Apple tornava dopo una fase di appannamento. Questo è stato un periodo che noi vendevamo sempre Apple, su questi settori ospedaliero vendevamo la Fujitsu, sì, ma insomma non vendevamo Apple, che loro vendevano così, poi mettevamo delle stampanti, mettevamo tutta la tecnologia, andavamo tutto un pacchetto completo. Poi nel 2000, dopo il 2000, ritorna Steve Jobs. Ritorno a Steve Jobs con la prima presentazione del prodottino Apple, che era un iPod, un affarino così, per la musica. Io, dica la verità, lei quando ha visto la prima presentazione, ma che è sta non roba? Non ci ho creduto. Non ci ha creduto? No, io quando l'ho messo dentro una vetrina, ci prendevamo pochi euro, voglio dire, era una cosa musicale, dico, ma che è sta roba? Quindi Steve Jobs e io... In quel momento è stato il momento di più di valle del vostro rapporto a distanza. Non avevo capito niente. Dopodiché, passando negli anni, l'amministratore dell'Apple Italia mi ha fatto una proposta e dice, perché non apri dei negozi? L'Apple ha intenzione di aprire dei cosiddetti APR, Apple Premium Reseller, cioè negozi specializzati per Apple. Ma sai, io sono stato sempre uno che... Perché sono andati da lei? Perché hanno chiamato lei per questa responsabilità? Perché io forse rispetto, e anche oggi, io ho intenzione sempre di aprire nuovi negozi, di mettermi sempre in gioco, e non trovi dall'altra parte un imprenditore che ha sempre voglia di investire soldi di rischiare. E invece per me era un'altra avventura, se tu mi dici di... Poi ne parliamo anche del ristorante, esatto. Di fare altre avventure, io sono sempre pronto. E per anche spirito... della mia età sono sempre pronto. È per quell'imprinting del 1985 che quella scintilla aveva scatenato in Sandro Parcaroli che arriva la grande sfida, oltre che proposta, aprire dei centri specializzati Apple in giro per l'Italia. Sì. Il primo l'abbiamo aperto ad Ancona. Anzi, le boutique di informatica. Sì, sono boutique perché sono boutique. Allora, gli APR sono negozi dove noi
il rischio aziendale, i soldi sono nostri, sono dell'imprenditore nella mia azienda, del computer. Il progetto però viene fatto in America, perché deve rispecchiare i progetti che sono tutti i negozi Apple. Oggi Apple ha due negozi, gli APR, che sono negozi di proprietà dei singoli imprenditori, e poi ha degli Apple Store, che in Italia ce ne sono 13-14, sono negozi direttamente da Apple. Adesso il più bello che hanno aperto, proprio il negozio Apple, l'hanno aperto al centro di Milano, un cubo di vetro, una cosa tipo New York, una cosa favolosa, dove lavorano 130 persone, non lo so. Simile per certi aspetti a quello che sarà la nuova sede, di Piediripa di Macerata di Medstore, ma questo arriverà. La sede di Piediripa rispecchia un po' la tecnologia Apple, ci avrà un bel negozio, ci avrà una bella auditorium di 220 persone con un museo Apple. Io sto costruendo un museo di tutti i prodotti. È difficilissimo, perché costano tantissimo e ce ne sono parecchi. Però sono diventati pezzi da collezione. Sì, sono diventati. Noi ne abbiamo tanti, nella nostra storia abbiamo tanti. Quindi vorrei fare un museo Apple per portare tutte. Noi vendiamo oggi tanto software e tanti prodotti dentro le scuole. Io vorrei portare le scuole a conoscere Apple, in modo tale che questi ragazzi si sentano qualcosa dentro, perché studiano, perché devono studiare, e se non si mettono in gioco oggi non hanno il futuro e il domani. Quindi secondo lei i ragazzi devono studiare, si devono impegnare, ma questo è clamoroso, ma Lino Banfi, ho sentito rappresentante dell'Italia all'UNESCO, ha detto basta con questi plurilaureati, sentita anche lei la notizia? La scuola deve essere una scuola moderna, quindi è inutile che ci sta il professore sulla cattedra, ma deve scendere a studiare con gli studenti, devono prendere un esame, qualsiasi cosa, affrontarlo insieme e fare un lavoro di squadra, che dopo se lo ritrovano nel lavoro. Però devono capire perché devono studiare, ma non tanto per studiare per prendere il volo, per avere una cultura, che dopo la devono mettere in gioco sul lavoro. Devono viaggiare, io dico che se fossi io farei viaggiare tanto questi ragazzi, farei viaggiare. Sarà per questo che Stefano Parcaroli gira il mondo ogni giorno, è colpa sua, non si trova mai, non risponde mai. Gira il mondo, domani va a Madrid perché c'è la fiera informatica di telefonia, poi va a Hong Kong, va a Shenzhen, chi non lo fa, scusate. Va in Etiopia, va perché abbiamo sviluppo software anche in Etiopia, quindi va in giro. Io non ci vado più, c'ho lui. Una bella responsabilità anche per Stefano, portare avanti questa grande avventura. Primo, come abbiamo imparato, APR, aperto ad Ancona, se ho capito bene. Lì un attimo ci fermiamo per poi continuare a raccontare questa storia, dalla prima APR al primo, probabilmente, chi ne sa di più vivrà, di una lunga serie di ristoranti vere Italie. Questa avventura che è molto più di un ristorante, è una esperienza da vivere, poi un incontro che mette in rete eccellenze marchigiane con guardo verso appunto l'Italia, anzi le Italie al plurale. Lo scopriremo meglio tra poco. State con noi, una piccola pausa.